Ho sentito un profumino. Che profumino. È nell'aria. Lo sento. Chissà dove. Adesso vado a cercare che cos'è. Ecco, viene da questa parte, viene da questa parte. Sniff, 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 sniff. Ah, che buon profumino. Credo che ne assaggerò proprio un pezzetto. Ah, gnam, 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 è proprio una delizia. Bisogna che lo vada a dire alla mia amica Pimpa. Pimpa, Pimpa. Claudio, Claudio, dove sei? Ehi, Pimpa, un attimo, sono andato a prendere una cosa. Eccomi qua. Ehi, Claudio, senti, hai mica visto passare il mio amico T-Rex? No, veramente io non c'ero, ero andato a prendere questi bellissimi ovetti che volevo, darvi per merenda perché è una festa particolare, eh? Chissà dove sarà finito. Io credo che sia proprio passato di qua. Guarda un po'. Che profumino. Ma questo è un cioccolato sopraffino. Va bene, guarda. Tu vieni da quella parte lì. Io penso che T-Rex sia andato di là. Vallo a cercare e poi venite che vi do la merenda. Eccoci qua. Bene, bene. Allora adesso prendete pure le ovette di cioccolato e potete andare a far merenda. Sarà una merenda proprio speciale. Gnam, 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 gnam. È vero, è proprio speciale. Ma Milud, dov'è finito? Quel dormiglione è sempre di là. Allora, guarda, prendete le ovette e portatele una anche lui. Va bene? Ciao Claudio, ho sentito delle voci. Ah, guarda, erano la Pimpa e T-Rex che sono venuti a prendere la merenda. Ma lo sai la cosa particolare? T-Rex, senza sapere che io stavo preparando la merenda per loro, ha seguito l'olfatto con il fiuto e è riuscito a trovare dove io avevo posato il cioccolato. E lui è arrivato e non me ne sono neanche accorto. È proprio in gamba, ha un olfatto perfetto. Tu saresti in gamba come lui? Sì, certo, o Allora, spero di esserlo. facciamo questo gioco. Per fare questo gioco devi metterti questa benda. Allora, benissimo, allora mi preparo. Ecco, adesso che sei bendata, il gioco funziona in questa maniera. Io ti metterò delle cose un po' sotto il naso e te dovrai essere brava come T-Rex a riuscire a capire di che cosa si tratta. Ecco. Sì, che bello, dai, cominciamo. Anzi, puoi cominciare a dire a che cosa ti fa pensare. Che buono, è il dolce, un dolce vanigliato. Mi ricorda la mia colazione. Mai, hai capito benissimo, questi sono i biscotti che mangi a colazione, te, eccoli qua. Adesso Benissimo, sì. concentrati, ma questo è abbastanza facile, perché in questi giorni lo sentiamo molto. Sì, che buono. Mi ricorda la pianta che abbiamo qui in giardino, piena di limone. È il Esatto, è limone. proprio il limone, eccolo qua. E adesso. Cosa arriva? Cosa arriva adesso? Che buon profumo di primavera. Che buono. Mi fa pensare a un prato pieno di fiorellini e di fragole. Ma sì, ma non le sentite un po' più dolci del normale? Sì, E allora che cosa può forse essere? la composta di fragole. Ma certo, eccola qua, la Ho composta di fragole che abbiamo indovinato. fatto in questi giorni. Attenzione, Ed è anche buonissima. adesso cambiamo un po' genere, però sono sicuro che è una cosa che ti piace. Sì.
Sì, che mi piace. E formaggio, formaggio. Sì, è il formaggio che vedo già un bel piatto fumante di spaghetti e il formaggio e il parmigiano che grattugio sugli spaghetti. Eccolo qui, sì, è proprio il parmigiano quello da grattugiare. Che plurita il naso con tutti questi buoni, buoni profumi. Sì, è vero, infatti anche quelli che ci sono, proprio quelli che di mestiere devono sentire i profumi e non possono sentirne più di qualcuno ogni volta, devono fare un po' di pausa, ma noi sì, siamo in gamba, proviamo a farli più velocemente. Adesso senti, siamo qualcosa. Che buona la cioccolata calda con la panna. E quindi e questo è il cacao. È il cacao questo qui, anzi faccio vedere il barattolo, la polvere di cacao è lì dentro. Sì. Non ho neanche aperto il sacchetto e te ne sei accorta, quindi vuol dire che è proprio un bel buon profumo. Sì, è molto intenso il profumo del cacao. Abbiamo adesso una c'è cosa per qualcosa? Sentirla meglio, sì, la preparo un attimo. Ah, mi ricorda la mia infanzia di quando ero bambina, la menta. Eh sì, l'ho appena raccolta fuori questa piantina di menta, che possiamo usare per fare molte cose buone. È buonissima da mangiare, bimbi, ve la consiglio. Sì. Bene, adesso però Claudio cambiamo un po' le parti, invertiamo. Sarai tu che dovrai indovinare. Ah sì sì, raccolgo la sfida. Io di solito un buon olfatto. Benissimo. Bene, allora mi tolgo gli occhiali, mi metto anch'io la benda e sono pronto. Benissimo, si comincia, caro maestro. Questo profumo mi ricorda i posti all'aperto e anche dei piatti buoni cucinati. Questo qui è il rosmarino, certamente. Bravo maestro, hai indovinato. Ah, che buono. Questa? Ah, questa qui. Questa qui è un aroma che metto nei dolci. Questa qui è la cannella. Bravo, indovinato. Ah, questo è un formaggio, un buon formaggio, ma ti posso dire anche che formaggio è questa. Qui è una fontina, viene dalla Val d'Aosta. Bravo maestro, giusto. Arriva un'altra cosa. Sniff, sniff. Ce l'abbiamo? Questa è l'odore che ha sentito T-Rex. Questo qui è cioccolato al latte. Buonissimo. Ma anche di buona qualità, direi. Buonissimo. Arriva ancora qualcosa. Vediamo. Anzi, sentiamo. Ah, un profumo dolce che mi ricorda il sole della primavera. Ah, questa qui è molto dolce, è un'arancia, questa qui è un'arancia. Bravo maestro, indovinato. Anzi, ti posso dire, addirittura secondo me è un'arancia di quelle gialle. Giusto, sì. Arancia gialla. Adesso qualcosa di difficile. Difficile, difficile. Vediamo, un attimo. No, non è per niente difficile. Questa è una delle erbe aromatiche che preferisco. Questa è la maggiorana. Ma maestro, te sei bravissimo. Ma è la mia maggiorana, dei miei vasi. Poi con questa ci si può fare il pesto come col basilico, anzi, viene una cosa buonissima. In effetti ho le mani profumatissime adesso. Ancora. Ancora qualcosa. Questo qui potrebbe essere una pera. Bravo, indovinato. Oh, ecco, è stato un gioco bellissimo, ci siamo anche divertiti con Gabriella.
È un gioco che potete fare benissimo. Ah, finalmente ci vedo di nuovo. Che potete fare benissimo a casa vostra. Sicuramente avete in casa, in cucina, nei vari posti, cose che possono essere distinte con l'olfatto. Però ovviamente dovete farlo bendato, potete farlo reciprocamente e farvi degli indovinelli. Mi raccomando, questi giochi però sempre chiedendo il permesso ai genitori e sotto il controllo. Buon divertimento. Adesso, nella prossima puntata, potrete vedere che faremo lo stesso gioco, ma invece di usare l'olfatto useremo il gusto, cioè proveremo a sentire meglio possibile le sensazioni che ci dà il gusto di ogni cosa. Ciao! Ma ti dimentichi sempre qualche cosa! Accidenti, anche questa volta, pimpa hai ragione! Ho dimenticato di dirvi questo, se fate questo gioco a casa, perché venga bene, perché si sentano bene gli aromi con l'olfatto e gli aromi con il gusto, le cose che utilizzate non devono essere fredde di frigo, devono essere a temperatura ambiente, anzi magari un po' tiepide, perché così si sentono meglio gli odori e i sapori. Potete accorgervene benissimo, soprattutto con i formaggi, quando li tirate fuori dal frigo non hanno quasi nessun profumo, nessun gusto. Se invece sono a temperatura ambiente, potete benissimo distinguerli uno dall'altro e scegliere quelli che preferite. Adesso vi saluto proprio. Ciao ciao!